benvenuti a un nuovo appuntamento di Paranormal Activity. Con la nostra troupe siamo arrivati a una nuova tappa del nostro percorso in una città marina, Livorno. Terza città in grandezza dopo Firenze e Pisa che ci accoglierà cercando di farci scoprire e capire un pochino quali sono i misteri e le leggende che questa città può offrirci. Livorno è una cittadina di 160.000 abitanti ed è stata un po' l'apripista delle multiculture, poiché ha avuto sempre una lungimiranza nel suo passato nell'ospitare culture e popoli di tutto il mondo. Ma ora ci spostiamo in un'altra location che si trova esattamente sul lungomare, la terrazza Mascagni, prima denominata terrazza Ciano, e parleremo ancora un pochino per scoprire meglio di cosa stiamo parlando. Bene, Livorno già ai nostri occhi si presenta come una città multietnica. Già nella sua storia, nel suo passato, questa città è diventata multiculturale perché comunque ha aperto le sue frontiere, essendo comunque un porto di mare. E sostanzialmente Livorno quindi si presenta come una varietà immensa di culture, chiese e culti. Ma di questo ne parleremo fra poco. La città di Livorno rende la sua fama a uno dei monumenti più importanti della religione, quale il santuario di Montenero. La città di Livorno però ha origini molto misteriose, non è possibile datarle. Secondo recenti studi, intorno al 1020 questa città prende il nome di Livorna. Infatti questa città ha antichi ritrovamenti di etruschi e romani, ma non è databile proprio la sua origine e formazione. Successivamente questa città parte da una piccola caletta sul mare, dove appunto si erige un piccolo porto. Da questo parte appunto poi il nome di Livorno, in cui poi viene eretta successivamente la prima fortezza che la difenderà dagli attacchi esterni del nemico dal parte del mare, aerei oppure da parte di terra. Le vicissitudini di Livorno sono variegate e partono da una famiglia principale, che è quella dei Visconti di Milano, per poi passare a una famiglia genovese, per poi arrivare alla famiglia finale con l'acquisto di 100.000 fiorini, che è la famiglia dei Medici. Questa famiglia poi ha avuto la possibilità di estendere le costruzioni di questa città con una nuova fortezza, dando appunto la costruzione al famoso architetto Buonatalenti. Questo architetto poi appunto ha creato successivamente altre costruzioni per ingrandire e abbellire la città. La città di Livorno ha avuto successivamente varie conquiste, infatti ha avuto moltissime influenze culturali da tutte le parti del mondo. Ma da cosa deriva questa influenza culturale? Da un editto voluto appunto dai Medici, perché questa città stava morendo, stava decadendo, e per attirare le persone a costruire e rendere le proprie attività importanti in questo luogo, e quindi rendere un porto fiorente e attrattivo verso l'esterno del mondo, è stato fatto un editto particolare, le leggi fiorentine, che particolarmente chiedevano a tutti i mercanti di tutto il mondo di venire in questo luogo, avendo appunto delle restrizioni particolari, delle agevolazioni, in modo tale che fossero agevolate a portare le loro attività in questa città. Infatti, dopo queste leggi particolari, la città si riempì e fiorì e divenne quello che è oggi. Le leggi livornine crearono culti e popolazioni le più svariate, dal culto ebraico, olandesi, inglesi, francesi,
Prussi, questa varietà di culture che permisero appunto lo sviluppo del culto stesso di queste popolazioni e delle loro usanze, e poi anche il primo cimitero a cattolico protestante d'Italia. Infatti ogni cultura aveva la sua chiesa, aveva il suo cimitero e quindi poteva tranquillamente gestire in autonomia la propria cultura e persino la propria lingua, perché si adattavano una con l'altra per creando appunto eventuali dialetti, come quell'ebraico che veniva chiamato Bagitto. Livorno si sviluppa e cresce e crea vari monumenti di interesse. Per esempio, con l'invasione napoleonica viene costruito l'acquedotto, poi c'è il Duomo in centro città, e poi per ovviamente simboleggiare la capacità del padrone dei Medici, Ferdinando I, e la sua grande importanza che aveva dato alla città e quindi alla creazione di sviluppo del porto e del commercio, venne creato la scultura che vedete alle mie spalle, scultura interamente in marmo bianco fatta in due momenti differenti. Questa scultura viene chiamata scultura dei quattro mori, ma in realtà deve essere chiamata scultura di Ferdinando I. I quattro mori furono aggiunti successivamente e come vedete dalle immagini potete notare l'aspetto fiero sotto i quattro pirati in catene saraceni che vengono appunto controllati dopo il passaggio dei Medici alla famiglia successiva, che era la Lucana, che non ostacolò comunque lo sviluppo della città. Non piaceva molto il significato di sottomissione che questa statua dava, e quindi poi ha dato il senso di gestione della virtù sopra il vizio, ma poi ovviamente col passare del tempo è ritornato al suo significato principale. Queste sculture rappresentano la fisicità e la possenza che queste persone potevano avere in quel periodo. Infatti lo stesso scultore che è andato a disegnare gli schizzi per poi realizzare queste sculture andò direttamente alle carceri per prendere anatomicamente le parti più precise possibile per realizzare più fedelmente del popolo che doveva appunto andare a raffigurare. Continua il nostro percorso qui sulla terrazza Mascagni, una terrazza panoramica di 8500 metri quadri che ospita una lunga passeggiata sul lungomare. Abbiamo l'occasione di intervistare delle Livornesi Doc, un gruppo di amiche che hanno accettato di rilasciarci qualche curiosità in merito a questo luogo. Abbiamo Letizia, Sara, Daniela e Monica che ci fanno appunto compagnia. Dunque Letizia, mi stavi raccontando che in questo posto particolarmente c'è un evento un po' particolare. Sì, tutti gli anni a giugno viene svolto il Palio Marinaro, è una gara remiera che vede molti rioni della città e che fanno una gara, e viene svolto in tre fasi. La prima volta viene fatto l'Alesiatori, seconda volta la Coppa Barontini e la terza volta il Palio Marinaro. E viene svolta fuori dalla terrazza Mascagni. Quindi tutta la città che si riunisce, mi dicevi 10 rioni che appunto gareggiano, giusto? Sì, sì, gareggiano e fanno molto tifo per queste squadre. Bene, sapevo anche che c'è un bagno qua vicino che ha una curiosità un po' particolare, anche questa. Sì, e qua vicino c'è lo scoglio dove la regina Margherita andava a bagnarsi, a rinfrescarsi durante l'estate, e a lei piaceva molto e stava sempre qua. E quindi hanno dedicato questo bagno a lei? Sì, hanno dedicato questo bagno a lei. Bene, io vi ringrazio per queste curiosità e intanto il viaggio in Livorno continua.
Maybe it was all too much for a man to take. Everything's bound to break, sooner or later, sooner or later. You're all that I can trust, facing the darkest days. Everyone ran away, we're gonna stay here, we're gonna stay here. Siamo giunti ai Fossi Reali, il nostro percorso continua grazie a questa imbarcazione che ci permetterà di vedere una Livorno un po' insolita, ovviamente una Livorno sotterranea, anche un po' acquatica. Livorno è, diciamo, circondata da una fortezza che vedete qui alle nostre spalle e grazie al nostro conducente Luca possiamo dire che nel 1557 la costruzione di questi Fossi Reali è cominciata per volere dei Medici e Federico I. Questo poi è continuato per circa un decennio e questo fossato giungeva da Porto per avere comunque le consegne delle merci attraverso dei luoghi particolari dette cantine. Ora stiamo entrando in un voltone, come abbiamo detto un pochino prima di iniziare questo viaggio, vero Luca? Certo. Allora, siamo sotto la Piazza della Repubblica, che è chiamato il Voltone. Una volta erano situati negozi che ci si accedeva praticamente dalle case soprastanti alla piazza. Allora, questo percorso dei Fossi Reali era atto a difendere le mura della fortezza in origine. Poi ovviamente la città si è estesa e quindi poi ha superato questo confine e quindi si è sviluppata. Questo percorso di questi Fossi Reali, che di quanto dura più o meno il percorso? Diciamo che il giro dei fossi dura circa 15-20 minuti, che gira tutta la città, diciamo, storica di Livorno. Allora, in questo percorso possiamo anche notare dei palazzi che ovviamente danno un aspetto signorile e nobile a questo canale sostanzialmente. Ci sono vari palazzi come il Palazzo delle Aquile Nere per esempio, oppure ci sono vari ponti che comunque permettono di dare un fascino come l'Ungarini, Fiorentini, che danno un effetto appunto nobiliare alla zona. Stiamo uscendo dal Voltone, che è situato sotto la Piazza della Repubblica, e ci stiamo immettendo nel fosso chiamato Scali degli Olandesi. Perfetto. Possiamo notare anche nel lungo percorso che ci porterà a navigare intorno della Fortezza Vecchia anche altri palazzi come Palazzo Regio e Palazzo Squilloni. Possiamo anche notare che in questo momento i fossi non hanno più la funzione che avevano in passato, ormai appunto è dedicata alla navigazione delle persone autorizzate o appunto anche per livello turistico. Allora, ora siamo arrivati a un altro punto del nostro percorso. Innanzitutto siamo arrivati al punto famoso della storia di Modigliani. Cosa ci indica questo punto? Questo punto, questa zona, ci indica lo scherzo che è stato fatto tantissimi anni fa da tre livornesi che ricostruirono queste teste di Modigliani, cioè fu scoperto che le avevano ricostruite e varie persone dell'ambiente che ora non mi viene in mente il nome, critici d'arte, e praticamente credevano che fossero vere, invece loro poi dimostrarono che queste teste, proprio col video, che le ricostruirono loro e le buttarono giù più o meno in questa zona, vicino all'ingresso del vecchio mercato centrale di Livorno. Mercato centrale che è ancora attivo, se non sbaglio. Attivo, e vedendo un pochino più avanti abbiamo la porta da dove veniva rifornito via mare con i vecchi battelli. Ora attualmente non viene più, diciamo, usata questa porta, sono solo in eccezionali casi che magari non so se portano un qualcosa dal mare, ma è difficile. E sulla nostra destra c'è la porta del mercato centrale, come si vede c'è l'insegna al di sopra, da qua. Invece qui sulla nostra sinistra troviamo? Sulla nostra sinistra, vedendo, c'è un ponteggio in allestimento perché è in ristrutturazione la vecchia chiesa degli Olandesi. Tanto è vero che dal prossimo ponte davanti a noi diventeranno, qui ci siamo già sugli scali degli Olandesi. Ora la stanno ristrutturando, è stata abbandonata per anni, fortunatamente stanno riprendendo in mano, diciamo, una cosa storica.
della città. Oltre al mercato delle vettovaglie, il mercato che ci ha detto appunto Luca, c'è anche una scuola molto importante che è la scuola Benci. Ora ci stiamo dirigendo al fulcro della città, il centro se non sbaglio, giusto? Sì, stiamo accedendo al centro della città. Davanti a noi abbiamo la piazza Cavour, dove abbiamo anche il monumento. Passato questo ponte ci dirigeremo sugli scali d'Azelio. Qui sulla nostra destra abbiamo uno dei più grandi circoli nautici di Livorno, che è il circolo della pesca. Come vedete ci sono tantissimi natanti, che Livorno è caratterizzata, diciamo, da questo hobby, di queste barche che possiamo dire arrivano anche a 2000 imbarcazioni, sì, secondo le fonti ufficiali, e anche oltre. E più avanti vedremo, ci sono dei natanti un pochino più grandi. So che qua spesso viene la Queen Mary. Sì, la Queen Mary. Più avanti, andando più avanti, uscendo diciamo dal canale dei Fossi, ora ci metteremo davanti all'ingresso del porto, dove tantissime navi da crociera in questi ultimi anni fanno tappa, fanno tragitto. È diventata una meta preferita. È diventata un pochino una meta preferita, diciamo. Ci sono anche, oltre a me che porto i nostri amici, vari battelli che fanno fare il giro turistico dei Fossi a questi, diciamo, al turismo che viene con le navi da crociera. Ricordiamo, Livorno sta cercando di riqualificare questi fossi, che ovviamente sono un patrimonio storico e culturale italiano, cercando appunto anche di rivalutare questi canali e risolvendo anche qualche piccola magagnetta, come il depuratore che purtroppo è presente in questi canali, che stanno cercando appunto di spostare in modo tale da poter abbellire, impreziosire, soprattutto per cercare di evitare il danneggiamento delle pareti lapidee, che con l'ondeggiamento delle onde si sta danneggiando e purtroppo è ancora, deve essere restaurato, un po' come capita a Venezia sostanzialmente. Uscendo adesso da questo ponte entriamo un pochino in uno spazio un po' più ampio, vero Luca? Davanti a noi una volta c'era il vecchio cantiere nautico di Livorno, dove ci venivano costruite le navi. Tanto è vero, proprio dritti a noi, accanto alle nuove case, sulla destra delle nuove case, lì venivano costruite e varate le navi, diciamo, da commercio. Ora invece, diciamo, nel tempo hanno tolto questo cantiere e hanno costruito fabbricati, diciamo, a uso uffici. Ci sono riqualificato un po'. Riqualificato dei centri commerciali. E sulla nostra destra passeremo sotto quel ponte, che era un ponte movibile che serviva proprio dopo il varo della nave. La nave usciva da lì, si metteva al centro del porto. Davanti a noi inizieremo a vedere degli yacht, perché una persona molto importante al posto del vecchio cantiere diciamo ha comprato e ha iniziato a costruire yacht. E sempre davanti a noi inizieremo a vedere l'ingresso del porto di Livorno, dove ci sono ormeggiate delle navi da trasporto merci. E se abbiamo la fortuna potremmo forse trovare navi da crociera, che in questo momento chiaramente non si vedono. Lasciamoci alle spalle questo grande mare d'acqua per ritornare un pochino al nostro punto d'origine, quindi la fortezza vecchia, quindi ritornare a navigare un po' più lentamente nei canali normali. Certamente, questo è l'ingresso, diciamo, dei canali che costeggeranno la parte vecchia di Livorno, che è chiamata la Venezia. Qui sulla nostra sinistra abbiamo la fortezza vecchia, dove si vedono ancora, dove ci sono le grate, quegli ingressi che dal mare si poteva accedere, diciamo, a questa fortezza. E diciamo è la parte vecchia di Livorno. Venezia, che comunque è stata definita così appunto perché è circolata dalle acque, anche perché è l'unico quartiere che è rimasto intatto da tutti i bombardamenti, conserva tutti dei monumenti storici ancora inalterati e quindi custoditi nel tempo. Vediamo che la fortezza, ci sono degli schianti, diciamo, ricostruiti, risistemati,
proprio dovuti agli assestamenti, ai bombardamenti. Fortunatamente nella parte, ora girando a sinistra lì dietro la fortezza, potremo vedere proprio il degrado di questi schianti, che ci sono ancora più grossi. Il nostro percorso è terminato, ringraziamo Luca che ci ha fatto un po' da cicerone in merito a quello che poteva sapere ovviamente su questo percorso acquatico. Noi continuiamo il nostro percorso e ci spostiamo in un'altra zona. Nel periodo fascista ascende un personaggio politico molto importante, un ammiraglio di nome Costanzo Ciano. Questo è uno dei personaggi molto importanti che a Livorno suscitano molto interesse, poiché questo personaggio, di cui la morte è sconosciuta, pare che il suo spirito appunto stia in questi scali, dove appunto ferma i passanti, sussurra delle parole e intima a fermarsi. Ovviamente, insomma, la tradizione e quello che ci tramanda sono appunto queste leggende, ma pare che il Ghost Hunter, grazie a una segnalazione di uno sportivo molto rinomato, sia riuscita a captare le frasi e aver appunto identificato al 100% che qui esiste veramente la sua presenza. Culturale storico molto affascinante di Livorno, come vedete alle mie spalle abbiamo scelto come ultima location le terme ormai abbandonate, ma comunque che sono state un punto attrattivo molto interessante della città di Livorno. Abbiamo scelto appunto questa location per parlarvi dei misteri che avvolgono un po' la città di Livorno, ovvero i fantasmi. Partiamo da una città vicino a Livorno, Piombino, dove c'è la fortezza, che è una torre abbandonata che durante la guerra è stata utilizzata e sfruttata enormemente. Quindi varie testimonianze ci portano a parlare di urla, pianti, rumori sinistri. Arrivando però alla città di Livorno, andando all'ex sanatorio oppure in due vie particolari come può essere via Pacinotti e via del Testaio, ci sono altri strani fenomeni che ovviamente, sempre dopo aver raccolto delle testimonianze, ci parlano di urla, rumori sinistri, rumore di orologi, ticchetti e anche pianti. Prima di lasciarvi ai saluti finali, vogliamo ringraziare Professione Video che ci ha concesso l'utilizzo delle fantastiche riprese aeree di Livorno che sono andate in onda in tutto il servizio. Ora vi lasciamo ai saluti finali. Il viaggio di Paranormal Activity è giunto al termine. Vogliamo ringraziare la Sovrintendenza dei Beni Culturali di Pisa, Livorno e Massa Carrara, la Capitaneria di Porto e la Film Commission, che ci hanno permesso di poter realizzare le riprese all'interno della Fortezza Vecchia. Enigma continua.